L'angelo per me è importante, è una pratica quotidiana, nel senso che credo in una forza misteriosa, credo in un contatto. Non nascondo che conosco la pratica della voce del cuore. Ascolto, arrivano delle voci al cuore, esiste questa la voce del cuore. E lui è un angelo, lui è una persona che può apparire strana per alcuni, inusuale, ma l'angelo è lui. Lui non è un artista, come dire, costruito. Lui è un artista nell'anima, quindi lui parla di angeli e parla spesso molto di anima anche. Quindi non attraverso termini scientifici, non parla di psiche, non parla di appunto di inconscio, parla di anima, semplicemente. E quindi trovare l'anima è la sua ricerca. Piace anche vedere la prima rondine, a marzo, anche fine febbraio. Mi piace che sto qui e c'è la prima rondine. E ogni anno annoto anche questa cosa qui, questa catalogazione della prima rondine che avviene, e per poi in estate piene, poi sparire. Molto, molto bello. È una degli esempi di dimore. Questa struttura è nata come studio d'arte. Io dipingevo, ho avuto sempre delle strutture abbastanza piccole, modeste, non esagerate. E sono stato bene finché dipingevo, finché facevo tele, cose piccole, pittura. Questo tanti anni fa. All'improvviso, un giorno chiesi a Mirella Casamassica: Mirella, non. Ho tanto amato il colore, il profumo della trementina, l'olio. Che cosa mi sta succedendo? Non riesco più a dipingere, non riesco più a stare nella tela. E lei subito disse: lasciati trasportare. Sono state queste le parole fondamentali. Lasciati trasportare. Lui c'è un elemento fondamentale, lui nasce come danzatore, e quindi il corpo è stato un elemento fondamentale nella sua formazione. Ha conosciuto Nureyev, ha partecipato appunto a lavori al Petruzzelli. E solo dopo, e contemporaneamente più che solo dopo, diciamo, ha amato la pittura. La pittura però è sempre stata ritrattistica, pittura
scrittura di ritratti figurativi di persone, molto materica sempre, pittura molto materica. Quindi diciamo questo percorso che lo ha portato poi all'azzeramento nero, azzeramento del colore e poi appunto via via a lasciare la dimensione bidimensionale e va verso dimensioni più installative con carne e poi sempre più verso le macchine appunto e il misuratore di orecchie, fa sì che lui è un performativo fondamentalmente, voglio dire, quindi non è etichettabile, voglio dire, no? Come molta arte contemporanea attraversa, no? Cioè una serie di sconfinamenti, sconfina, voglio dire, quindi sconfina nei codici linguistici che possono essere i più vari possibili. Lo sconfinamento per Francesco è fondamentale, voglio dire. Uscivo dalla pittura e volevo indagare appunto la colorazione della pelle. Ci sono in questa opera dei racconti che tu ti accosti con l'orecchio, ti avvicini, quasi il tocco, devi per forza toccare le mie opere, sentire proprio il calore. E si ascoltavano dei racconti. Viene fatta la misura reale dell'orecchio. Adesso lo misuriamo. E questa è la particolarità di questo lavoro. È proprio la misura. Sette e tre. Bello grande. Per tre e tre. Sette e tre per tre e tre. C'è anche il tocco, la possibilità del tocco. La cosa bella è proprio questa. Non ci si tocca mai. Come faccio io a toccare? È questo, io già ti ho toccato. È stato questo, è la magia. E la magia è questa. E c'è anche questo elemento che non è un pieno, ma è un vuoto. E quindi attraverso questo vuoto lui entra. È un modo per entrare, insomma, cioè mettersi a contatto, entrare in un contatto più profondo con le persone. Verso il 2000, nell'anno 2000, ho pensato su un lavoro urbano, un progetto chiamato La Passerella. La passerella è la metafora di un percorso alternativo per il lungomare di Bari e per la città di Bari. Un progetto utopico dove è un'opera posizionata su questo lungomare, al centro, una passerella a filo d'acqua, dove l'uomo cammina a filo d'acqua. Lo spettatore, chiamiamolo spettatore, che è sulla strada, vede la persona camminare un po' come Gesù Cristo sulle acque. Andavo, mi recavo spesso in un luogo per me magico che è a Torre a Mare e dovevo scegliere se andare a sinistra o a destra, quindi a sinistra la scuola, a destra lo scoglio, dove mi mettevo a testa in giù. Mi piaceva guardare le cose al contrario, mi è sempre piaciuto un modo diverso di
guardare, una prospettiva diversa. E lì notavo a testa in giù cose straordinarie, l'inversione del mare, l'inversione del cielo. Ed è lì poi che sono nate, ci sono stati degli studi sulle mie macchine, questo amore per l'inversione anche del corpo e della visione. La curiosità di queste macchine, tutte 10, riproducono una posizione assolutamente diversa da quella normale, stare sulle gambe. Ecco, lui costruisce sempre delle macchine mentali, ecco, chiamiamoli così, fondo verso per verso, era un primo atto forse della costruzione di macchine, in quel caso per capovolgere lo sguardo, ma questo capovolgere lo sguardo e trovare l'altro e non si ferma mai. Quindi costruiamo e lui costruisce delle macchine perché il pubblico, perché le persone riprendano, appunto, si risveglino, diciamo, dall'atteggiamento anestetico, anestetizzato. Tu non vali niente, dove c'è anche uno sgabello, tutto in modo abbastanza meccanico, abbastanza fatto tutto manuale, dove la persona si adagia seduto qui e il capo entra qui dentro. C'è una voce, un sonoro, diciamo, che ti dice tu non vali niente, in forme molto complesse, diverse, alcune volte dolci, alcune volte più violente. Tu non vali niente, tu non vali niente, tu non vali niente, tu non vali niente. E il senso di questa opera è quella proprio di avere la reazione, il pugno del pugile che ha questa sconfitta, però poi reagisce. Quante volte ci siamo sentiti dire anche da bambini, ma tu non vali niente, tu non vali niente. È un po' il senso di quest'opera. Opera completa può essere anche l'uomo in sé per sé, nudo e crudo, e manipolare l'uomo e cercare di completare un benessere, fare un cammino di benessere. Il concetto di opera è quello di guardare gli occhi delle persone e capire se c'è amore, se c'è difficoltà, possibilmente le lacrime, il tipo di lacrima. Il mio lavoro è giornaliero,
molto mentale, è sullo sguardo, mi avvicino, mi nascondo, cerco di spiare. Lui ama l'umanità, cioè lui è curioso dell'uomo in senso generale, voglio dire umanità. E quindi tutta la sua arte è fondamentalmente legata a quello che noi critici chiamiamo rendere visibile l'invisibile, ma rendere questo invisibile proprio nelle persone. Perché io con le persone ci vivo, faccio dimora, il mio esercito degli umili. Il discorso dell'esercito degli umili è nato perché si è creato un bel gruppo affiatato che ci si occupa di falegnameria, chi di ferro, chi di trasporti, chi di installazione, chi di montaggio, però tutta gente semplice. Vieni qua, Franco! Fra! Fra! Siamo nella dimora creativa, grande posto, grande situazione, grande laboratorio degli amici dell'esercito degli umili, amici marocchini di etnia marocchina, Hamid Mouloudi, Jess Mouloudi, Abrazan. Questa è quella cosa bianca, burro? Latte. Ah, latte! Senza malinconia vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo. Il progetto del Trespolo di Claudio Mirel è un progetto a me caro perché parla delle dimore. È una situazione particolare di una persona in un determinato momento storico passato che grazie al Trespolo, che io considero una casa, perché anche se è un'opera di ferro alta 3 metri, stretta quasi 20, appunto un po' scomoda, però fa sì che per la prima volta il Trespolo, nella sua costruzione, entra in un museo. Quindi è stata fatta la realizzazione la prima volta al Museo Pino Pascali. L'opera è un'opera molto sociale, molto mistica, dove
viene innalzato l'angelo. È un'opera che sconfigge l'indifferenza, sconfigge il male, e per la prima volta si ha la possibilità di guardare dal basso verso l'alto Claudio Mirelle. Lui infatti dice in un passaggio che mi ha molto impressionato: io prima guardavo dal basso verso l'alto, ora guardo dall'alto verso il basso. Così come appunto Mirelle in fondo è diciamo come persona anche una piccola opera d'arte di Francesco, anche la persona poi può diventare una piccola opera d'arte o grande.